Svolte nelle cure per l'AIDS, il vaccino Made in Italy abbatte il 90% del virus. La scoperta della proteina TAT si avvicina alla sradicazione del virus e promette di migliorare la vita a milioni di persone. In questi 8 anni il vaccino TAT è stato controllato contemporaneamente alle terapie antibatteriche. Si avverrà un secondo studio per i pazienti affetti dall'HIV, ai quali però verrà controllata la proteina sospendendo la terapia. Lo studio pubblicato dalla rivista Frontiers è condotta su 92 pazienti. Prima di tutto, la proteina TAT consente di stare senza virus nei serbatoi dove va a rifugiarsi nel corpo umano. È una novità importante. Milano, una bambina di 3 anni cade dal quinto piano, salva per miracolo. A intuire la caduta nel cortile c'erano un cespuglio e poi la sorellina che l'ha afferrata al volo, evitando il peggio. La piccola è ricoverata ma senza gravi conseguenze. La caduta è stata prima attuita da un cespuglio, poi è stata la sorellina di 16 anni che si trova nel cortile a prendere al volo tra le braccia. La piccola è stata ricoverata all'ospedale di Guarda senza riportare gravi conseguenze. Secondo la ricostruzione degli agenti della questura, che ora stanno chiarendo se altre persone fossero nell'abitazione, la bambina, giocando con la chiave, era rimasta chiusa in bagno in casa di alcuni parenti. La sorellina le ha detto di aspettare che scendesse in cortile, per poi lanciare la chiave dalla finestra. La piccola evidentemente si è sforzata troppo ed è precipitata. Sotto però c'era la sorellina, che è riuscita ad afferrarla. Il Papa benedisce i bambini con l'aiuto di Dio. Quando prego mi apro al grido di tante persone vicine e lontano. Oppure penso alla preghiera come una specie di anestesia per poter stare più tranquillo, dice il Papa. Il primo a chiamarsi Francesco è il titolo di uno spettacolo musicale che racconta in modo gioioso e sereno la vita di questo Papa amato da molti con canzoni originali dedicate al Papa. Lo spettacolo racconterà la vita di Papa Bergoglio, dalle origini italiane fino alle elezioni al pontificato, attraverso dialoghi, monologhi, canzoni e musiche originali. 120 galline, pecore e api, la nuova vita di Isabella. Mi diverto come una bambina da quando sono andata a vivere in campagna. Dice proprio così, vivere in campagna, Isabella Rossellini. Una delle modelle, attrici, figlie d'arte più belle e conosciute al mondo. E che quella cui fa riferimento sia in realtà la zona verde e incontaminata di Long Island. Un'ora e mezzo d'auto da New York. Un desiderio nato sui banchi dell'Unter Colleghi di New York, dove Isabella si è laureata in etologia e sta completando un master in comportamento e conservazione animale. Le mie galline e io che è venuta a presentare a Milano con un sorriso e una forma, come dire, smagliante. Simona Tizzori danza felice anche senza braccia. Simona inizia a danzare all'età di 6 anni seguendo corsi di danza classica. Nel 2009 ha danzato durante le 2 tappe di Roberto Bolle and Friends. Nel 2012 Simona ha aperto la 4ª serata del Festival di Sanremo e ha danzato per una sala Nervi nel Vaticano per Papa Francesco. Nel 1983 entra a far parte dell'associazione dei pittori che dipingono con la bocca e con il piede. Nel 2001 si laurea nella Visual Art presso l'University of Western Ontario. Partecipa a mostre collettive e personali in tutto il mondo: Italia, Cina, Canada, Portogallo, Svizzera, Spagna, Austria, Messico e Grecia. Nel 2011 è uscito il suo primo libro, Cosa ti manca per essere felice?
Simona è ambasciatrice della Fondazione Fontana del San Martino in Kenya. I limiti sono negli occhi di chi guarda, i limiti li abbiamo sempre lasciati agli altri. Noi avevamo altro da fare. Cosa ti manca per essere felice? Questo è il messaggio principale del suo primo libro ed è il tema che guida gli incontri con Simona. Mezzo!